Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il giovedì 25 maggio. La Chiesa fa memoria di San Beda, il Venerabile, presbitero e dottore della Chiesa, San Gregorio VII, Papa, e Santa Maria Maddalena de' Pazzi, Vergine. Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia che ci sostenga al momento opportuno. Alleluia. Il Dio della speranza che in Cristo, risorto, asceso al cielo, ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Preghiamo. Il tuo Spirito, Signore, infonda con potenza i suoi doni, crea in noi un cuore a te gradito e ci renda conformi alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te l'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei, sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra Farisei e Sadducei e l'assemblea si divise. I Sadducei infatti affermano che non c'è resurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: Non troviamo nulla di male in quest'uomo, forse uno spirito o un angelo gli ha parlato. La disputa si è accesa a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma. Parola di Dio. Proteggimi, o Signore, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: Il mio Signore sei tu. Signore, mia parte ed eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore animo mi istruisse. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Alleluia, alleluia. Siano tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Alleluia. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato, e la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data loro perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, perché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato.
e io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore. La partecipazione ai tuoi misteri, o Signore, ci doni la vera sapienza e rinnovi la nostra vita perché possiamo ottenere i doni dello Spirito. Ci illumini, o Signore, la tua parola e ci sostenga la comunione al sacrificio che abbiamo celebrato, perché, guidati dal tuo Santo Spirito, perseveriamo nell'unità e nella pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Bede il Venerabile, di San Gregorio VII, di Santa Maria Maddalena de Pazzi, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.